Incantesimo, opere iniziate e non finite del maestro Pino Schiti a tutto tondo. Siamo a Santa Domenica nella casa dell'artista. Ci racconti questa mostra? È proprio a tutto tondo per l'idea di creare qualcosa di finito e non finito, infinito. Cioè il cerchio in fondo dà l'idea dell'infinito. Puoi avere un inizio, ma non c'è mai una fine. E poi in ogni mio quadro io l'incomincio il quadro e la persona che lo guarda ci deve entrare dentro, cercare di finirlo. Che opere si possono trovare in questa mostra? Ma sono tutti il mio mondo insieme agli animali, perché da un po' di tempo che ho dei gattini che stanno con me, vivono con me, c'è una gallina che va e viene, mi fa un uovo ogni giorno. E se tu guardi qui i quadri che poi stanno fuori, quelli a tutto tondo, no? E sono in ogni quadro c'è un paesaggio fantastico e l'inserimento dei gatti, c'è la gallina che cammina, c'è il cavallo, c'è la natura, l'uomo e la natura, è il sogno in fondo. E la possibilità a chi lo vede, ma non perché lo dico io lo ordino, ma perché guardandoli i miei quadri, più li guardi e più dentro ci trovi qualcosa che al primo impatto non riesci a vedere. Poi ci entri dentro e ricostruisci tu, come se guardassi delle nuvole che si muovono, no? Muovendosi si creano delle forme, no? Delle immagini contemporaneamente e continuamente si mischiano, cambiano, si creano. Mentre tu pensi una cosa, subito dopo ne vedi un'altra. E anche i miei quadri, se li guardi, questo c'è. La tua tecnica? E beh, come sempre, l'acquarella. In queste opere sono intervenuto anche un po' col bianco a tempera, ma generalmente sono tutti acquarelli. Predomina l'acquarello. Oltre agli acquarelli anche sculture in alto e basso rilievo? Sì, certo, ci sono delle piccole sculture in bronzo, sono qui sui tavoli sparse. Poi fuori ci sono due grosse opere in resina, c'è una Madonna e una sirena fatta una decina d'anni fa. L'arte in Calabria, come... che momento sta vivendo? Io non riesco a capire il momento che sta vivendo l'arte. So solo che mi sembra che la cultura in generale viene trascurata. Si pensa, specialmente l'amministrazione, pensano a tante altre cose meno che la cultura. E pensi, io ho fatto una scultura qui che era una fontana, c'era il vascello, no, della vita, che poi rappresenta anche una foglia, no, sempre richiamandosi alla vita, che è fatta praticamente, mi pare, nel 98, con l'acqua, funzionava tutto quanto. Sono anni che ogni tanto la ritoccano, la fanno, adesso sono stancate di ritoccarla, ci hanno messo dentro della terra, dei fiori, senza curarli però, ci hanno messo dei fiori, sta crescendo anche l'erba del finocchio selvatico, è una cosa incredibile, l'amministrazione tutto pensa che è questo. E poi è un'opera che ho fatto senza prendere una lira, per il piacere di farla per il mio paese. Come pure il portone che ho fatto alla chiesa madre di Santa Domenica, niente, vedo che mettono le plance, indicazioni, descrivono la chiesa, i nomi di tutto, e io che ho fatto il portone, che poi l'ingresso alla chiesa, un portone in bronzo, che in un paese di 5.000 abitanti, in un comune di 5.000 abitanti, è difficilissimo averlo, eppure qui le persone, tassandosi, sono riuscite a farlo. E l'hanno pagato solo le spese vive, l'ho fatto col cuore, la mia prima opera fatta in bronzo, abbastanza grande, monumentale. Poi le altre stanno in giro per Roma, Napoli, Pompei, sono altre cose. C'è a Mileto, davanti alla cattedrale, c'è a Sant'Onofrio, un altro portone in bronzo. Ce ne sono tante opere sacre, perché io mi dedico molto al sacro.
ma per la storia della fontana sono veramente amareggiato. Ma amareggiato, ma è meglio che non parlo, è meglio che non parlo. Tante opere in giro per l'Italia. Sì, difatti ti accennavo, io ho fatto molte mostre in giro per l'Italia e poi ultimamente, in 10 anni, avrò fatto una ventina di opere pubbliche, cioè specialmente con la Chiesa. Con la Chiesa ho fatto delle basiliche, delle cattedrali, tutte portate in bronzo, o stele in bronzo, ma anche a decollatura. E a Soveria Mannello ho fatto delle cose, qui in Calabria.